So che sembro tipo in pigiama, ma vi giuro che non è così. Anzi, cioè io tipo sto continuando a girare dopo il video precedente, per voi coraggiosi che l'avete visto. E ho aggiunto il rossetto, mi sono cambiata ed è carino, è grigioso con le stelline, mi sembrava adatto al tema di oggi. Buon salve a tutti! A voi che avete visto il mio ultimo video, o anche voi che non l'avete visto, anche se vi voglio un pochino meno bene se non l'avete visto, anche se durava tipo 2 ore, non lo so. Non lo so perché l'ho appena girato e non l'ho ancora montato, però io presumo. Io presumo e il video di oggi sarà molto più breve perché il mio riassunto in confronto all'ultima volta è estremamente breve. E voglio che questo sia uno dei video più brevi del canale, cioè per bilanciare l'ultimo video, no? Capite? Comincio subito col dirvi che questo video è in collaborazione con Nicole, che tra l'altro è un nome, vi giuro, tra tutte le mie amicizie in ambito lesbico, bisessuale, barra gay, eccetera, Nicole è il nome più comune in assoluto. Io conosco tipo 5-6 Nicole lesbiche, cioè è una cosa folle. Cioè, voi avete dei nomi che vi fanno questo effetto, che diciamo che nelle vostre amicizie, cioè tipo tutte le lesbiche si chiamano in un certo modo, perché vi giuro, Nicole è pieno, è come se una ragazza nasce Nicole, cioè... al 90% è lesbico bisessuale, cioè tipo è sicuro, cioè. Comunque, su YouTube si chiama Tre Quarti di Prospettiva, è veramente una ragazza adorabile, fa video a tema LGBT, parla veramente in maniera simpatica, ironica di tutti questi temi e ve la consiglio tantissimo. Vi lascio qua sotto il suo video perché io parlo di 5 luoghi comuni sulle bisessuali, essendo io bisessuale, e lei invece dirà 5 luoghi comuni sulle lesbiche, quindi veramente andate assolutamente a vedere il suo video, ve ne prego perché se lo merita tantissimo. Io ho chiesto un pochino su un gruppo dei Mouse Warriors quali pensavano essere, diciamo, i pregiudizi verso i bisessuali, e alla fine siamo arrivati a una conclusione, a un riassunto che erano bene o male i punti che avevo pensato io. Il primo è il fatto che siamo delle eterne indecise. C'è questa assurda convinzione che sia una fase, una cosa non stabile, come se prima o poi sceglierai, non puoi rimanere nel mezzo per sempre, non possono piacerti sia le patate che le banane. No, devi scegliere un frutto per la vita, altrimenti non sei una persona come si deve. Numero 2, siamo delle assolute traditrici. Perché, ragazzi miei, avendo a disposizione l'intero banchetto, è ovvio che noi andiamo ad abbuffarci. Perché no, per noi la monogamia non esiste assolutamente, cioè veramente non siamo capaci di stare in coppia, cioè è proprio più forte di noi. Dal momento che ci piacciono entrambi i sessi, è logico, è scontato che non riusciamo a stare in coppia perché il desiderio di fuggire con altre persone è più forte di qualsiasi altra cosa, cioè mi dispiace, è proprio così. Punto numero 3, siamo delle ninfomani. Che è da collegare probabilmente al punto precedente. Cioè, perché è scontato, è logico, è matematico, è scientificamente provato che dal momento che noi siamo in grado di apprezzare entrambi, diciamo, le forme genitali, di conseguenza, cioè, non riusciamo a resistere a questi impulsi sessuali, è proprio più forte di noi, siamo proprio inarrestabili. Punto numero 4, di conseguenza subiamo pregiudizi e, diciamo, non veniamo apprezzati da nessuna delle due parti, perché il mondo gay pensa: no, aiuto, sono delle etero pericolose che ci vogliono illudere, oppure delle etero che vogliono fare le alternative, le fighe, e vengono lì soltanto per baciarsi l'amica, per far attizzare i ragazzi. E poi ci sono gli etero che pensano: ah, oh, ma in realtà sei gay, però non lo vuoi dire, non vuoi ammettere la verità, non vuoi fare coming out completamente, quindi passi per finta bisessuale per ingannarci tutti. Quinto e ultimo luogo comune è il fatto che se uno si mette in coppia con qualcuno dello stesso sesso o dell'altro sesso, cambia orientamento. No, perché è logico, cioè se io mi metto con un maschio, cioè torno etero, nel senso è tipo scontato, no? Se invece io mi metto con una donna, divento magicamente lesbica, cioè questo è il pensiero di tutti. In realtà, ragazzi miei, no, non è proprio così, cercate di andare un pochino oltre, no? Queste idee molto tipo assurde, perché in realtà alcune persone sono tipo delle suore, come la sottoscritta, poi vi posso assicurare che non è perché vi mettete con qualcuno di un sesso che l'altro sesso diventa, diciamo, smette di esistere. Questo però non significa che se siamo in coppia non siamo in grado di rispettare la monogamia, anzi, veramente, questo non dipende dall'orientamento sessuale, dipende puramente dalla persona. Ci sono persone che sono in grado e che rispettano, l'idea della coppia, e c'è chi è un pochino meno in grado, e soprattutto non è una fase. Vi posso dire una cosa? Personalmente l'ho scoperto 10 anni fa. Sono 10 anni che vado avanti da entrambe le parti. Magari prima o poi smetterò, però per il momento non ne ho l'intenzione. E se
secondo voi quali sono i pregiudizi maggiori sul mondo bisessuale? Voi l'avete vissuto personalmente? Fatemi sapere qua nei commenti. E forse dovrei cominciare a dire tipo: condividete il video, mettete mi piace, commentate. Io non sono brava a autopubblicizzarmi su queste cose, però fatelo se ne avete voglia, perché è di grande aiuto per il canale. Quindi è il vostro modo di sostenere. E se invece avete odiato questo video, invece di mettere non mi piace, spiegatemelo qua sotto. Spiegatemi che cosa volete, spiegatemi che altri argomenti vorreste per continuare a parlare di, diciamo, di mondo gay, LGBT, perché è importante parlarne ed era da un sacco che non facevo video in merito. E niente, quindi ringrazio ancora tantissimo Nicole per la collaborazione, andate a vedere il suo video, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video, che sarà un po' una minchiata e lo sto per filmare adesso. Bye!